Ciao bellissimi, e si parte. Dite un bel ciao a Nimis, che non lo rivedremo per 4 mesi. Destinazione Santiago de Compostela, anzi per la precisione Finisterre, perché quello è il termine del cammino spirituale originale, diciamo. E sono stra emozionato, molto più di quando sono partito per il Giro d'Italia in bicicletta, forse perché ho molte più perplessità. Ho molte perplessità riguardanti alle mie gambe. Non so, la bicicletta mi sembrava quasi scontato di riuscire a usarla per 4 mesi e riposare. Però le gambe hanno già avuto dei problemi quando ho camminato in Germania e quindi ho alcuni timori che mi fanno avere qualche dubbio. Però noi lo facciamo lo stesso. Al massimo cado. Ci vediamo tra 4 mesi. Sì, anche tu, anche tu. Anche tu, anche tu. Farò anch'io il video, Purtroppo temo che una buona parte del viaggio sarà su asfalto, perché mi sono informato, ma nella zona dove voglio camminare non ci sono cammini predisposti. Magari troverò qualche sentiero su consiglio di alcune persone, ma intanto mi sa che userò l'asfalto. In lontananza il cielo è sereno, quindi secondo me andiamo verso una giornata molto molto bella. Mamma mia, si è già aperto il cielo. Che spettacolo, che spettacolo! Bella pausa merenda che diventerà anche pranzo probabilmente, dato che sono già le 11:15 e siamo giunti nella bellissima Artegna, chiamata anche la città dei tombini. La pausa merenda ad Artegna è diventata una pausa pranzo. Tra l'altro ho conosciuto una persona simpaticissima che lavora al bar, La Bettola, dove mi sono fermato, che fa scout e mi ha raccontato degli aneddoti, mi ha chiesto moltissime cose. Una persona estremamente curiosa, mi è piaciuta molto. E ne ho approfittato anche per bere un caffè e lavare i denti. Quindi adesso per qualche ora sono a posto, posso proseguire dritto. Next step, prossima tappa a Gemona. Gemona! Mancano ancora 8,5 km, che è circa un terzo del percorso, ma adesso ci godiamo questa bellissima cittadina. Facciamo una strada bella. Bon, basta Gemona, adesso direzione Bordano. Superiamo il Puente Braulis. Yeah! Grandi. L'altra volta non siamo riusciti a vederli. Buon viaggio! Sul Puente Braulis, ale passato un asin, una cosute piena di luvins. Troppi vendeiso, troppi vendeiso padron. Non mi ricordo. Comunque stiamo attraversando il tagliamento. Une palanche plene la sedon. L'allegra famigliola che mi ha fermato per strada, oltre a farmi un omaggio graditissimo e avermi raccontato un po' di cose, mi hanno anche informato del fatto che ci sono dei laghetti molto molto carini e molto frequentati da turisti, soprattutto stranieri, qui in zona, e ci devo passare proprio vicino per andare verso la casa delle farfalle di Bordano.
Quindi top, penso che faremo una sosta sul lago, magari anche un bagnetto. Appena passato il confine con Bordano e in prossimità di questo ristorante alle sorgenti bisogna girare a destra per raggiungere i laghetti. Ecco, quindi lasciamo il ristorante alla destra e andiamo verso il lago. Sono stracurioso di vederlo, è così vicino ma non c'ero mai stato. E tra l'altro adesso le gambe iniziano a essere stanchette, sono passati più di 25 km, 26 forse, e quindi direi che una bella pausa non ce la leva nessuno, anche perché siamo arrivati a destinazione. Dopo il lago andiamo direttamente alla casa delle farfalle, la visitiamo e poi Rossella, la persona che mi ospiterà stasera, che è anche la guida alla casa delle farfalle, mi mostrerà dove abita, ma immagino che sarà lì in zona, quindi ormai diciamo che la giornata di oggi dal punto di vista dei passi è passata e dopo calcoliamo dove andiamo domani. Dai, ma che carino, non sapevo che esistesse questo posto. Ci voleva la pausetta, però adesso che riparto sento tutti i dolorini che il muscolo caldo non mi stava facendo sentire, e questo mi fa capire che questi 27-28 km di oggi sono forse un po' troppi rispetto al mio allenamento, perché effettivamente non sono proprio abituato a viaggiare con 15 kg sulla schiena, dovrei farne un po' di meno domani. Arrivato a destinazione Bordano, il paese delle farfalle. Un saluto da Bordano! Ed eccoci arrivati al casa delle farfalle con in grande la scritta Friulando, grandissimi. E ho incontrato un sacco di ragazzini che mi conoscono, è stato bellissimo, non me l'aspettavo. Buongiorno, giorno 2. Stanotte ho avuto un po' freddino e ho fatto tanti sogni, però ho dormito tanto, ho dormito più di 8 ore. Adesso sono le 8 e un quarto, mi pare, e Rossella e il suo compagno sono già andati via, mi hanno lasciato le chiavi, mi hanno lasciato la colazione pronta e niente, sono stati veramente gentilissimi. Oggi penso di arrivare dalle parti di Verzengst, facciamo un po' di meno chilometri di ieri perché sento le spalle stancate da ieri e anche le gambe, quindi oggi facciamo una tratta un po' più corta. Sono le 3:30 già, in realtà ho passato la buona parte della mattinata e del pomeriggio sul lago di Cavazzo, ero in compagnia di una persona che mi ha accompagnato, di Marta, che però non vuole comparire sui social media, quindi non l'ho filmata e non ho filmato insomma la mattinata passata sul lago. Ho tenuto i piedi nell'acqua per penso mezz'ora e sicuramente è stato un toccasana, sono perfetti adesso. L'unica cosa che sento ancora bella rigida sono le spalle, che a quanto pare non sono proprio abituate a tenere 15 kg addosso, ma le alleneremo bene. Adesso andiamo in direzione di Verzengst. Ho visto che dovrei metterci più o meno 3 ore, quindi con un buon passo dovrei arrivare entro le 7. E sì che sto usando la protezione 50, eh! Io voglio
fermarmi sul lago di Verzegnis, ma credo che comunque prima del ponte usciremo dalla ciclabile. Lo spero. E vogliamo parlare del fatto che sono già abbronzato, o meglio rosso. Ho messo protezione 50 praticamente tutto il giorno e ovunque e di continuo, anche sulle ginocchia. Eppure temo di essermi un pochettino scottato. Non so se ci porta dove voglio andare, però è molto bella. Sì, alla fine della pista ciclabile si ricollegava la strada proprio prima del ponte di Tolmezzo. E da lì è iniziata la salitona per Verzegnis. Salitona, 220 metri, non mi posso lamentare considerando che andavo in Trentino. E sono stanchetto, cavolo, non ho fatto tantissimi chilometri, però non ho fatto pause tra un paesino e l'altro, quindi adesso non vedo l'ora di arrivare sul lago. Ui ui, il cielo è un po' nero, spero che non venga pioggia. No, però non dovrebbe, almeno penso, spero sia solo una nuvolona. Sono giunto in vista del lago e un genitore accompagnato dai figli, o meglio forse il contrario, mi hanno fermato per strada e mi hanno invitato a cena qua dietro, quindi adesso monterò la tenda, preparerò le cose, poi detto mi viene a prendere e mi porta a cena. Bellissimo. Permesso. Guarda, spettacolo inatteso, cena e anche doccia, e ho anche ricaricato il telefono, oltre chiaramente queste sono le parti tecniche. Ovviamente la cosa più importante è che ho conosciuto queste quattro persone spettacolari, veramente veramente belle persone. Sono molto contento. Adesso sono tornato sul lago per mettere la tenda. Sta per tramontare, quindi ho giusto il tempo. Anzi, ha tramontato. Sta per imbrunire. No, che è la stessa cosa. Sta per venire buio. E quindi è meglio se mi muovo a mettere la tenda, che non ho particolari luci con me, torce. Perché ho sempre pensato che non avrei fatto tardi. Però sto cercando un posticino speciale dove mettere la tenda. Vedrete domani mattina. O voi chissà quando lo vedrete. Io lo vedrò domani mattina. Certo che me la faccio sempre difficile. C'era un piazzale di cemento con un albero a copertura perfetto vicino alla strada, quindi senza dover fare neanche chilometri. E invece vado a cercare gli angolini segreti nascosti in mezzo al bosco vicino al lago e faccio altri 20 km di deviazione così a caso. Ah, ho trovato. Però e c'è anche una sedia. Stanotte siamo in riva al lago di Verzegnis. Tenda. Lago. Buongiorno, giorno 3. Mi aspettavo di resistere un po' di più, ma invece mi sono svegliato già alle 4:30 con la luce e i suoni della natura, che è bellissimo, però un po' presto. Bene, sono riuscito a riposare e riaddormentarmi più volte fino alle 7:30, poi ho deciso di alzarmi definitivamente. Ho già messo via tenda, sacco pelo, materassino e adesso torniamo a casa della famiglia che ieri sera ci ha ospitato per cena, che mi hanno invitato a colazione. Comunque un risveglio fantastico, bellissimo, la giornata è perfetta e il panorama è stupendo. Oggi comunque pensavo di raggiungere Ampezzo, quindi scendere verso Villa, poi Villa Santina,
e nel Monzo e poi a un pezzo. E là vediamo se qualcuno ci ospita o se piantiamo nuovamente la tenda. Stamattina mi sono svegliato con un dolorino all'anca. Il resto è a posto. Le spalle sono lievemente doloranti. Le ginocchia ci sono, i piedi anche. Però le anche sono probabilmente quelle che si stanno sforzando un po' di più. Forse ho un modo di camminare che le sforza più del resto. O forse sono la mia parte debole. E voi direte, anche le anche. Vai. È fan. Sei pianto troppo, lo sai. Spettacolo. Mi sono fermato da mamma Donatella per colazione. Mi ha fatto un bel caffè latte con i biscotti. Tra l'altro proprio le gocciole che mangio sempre a casa. E abbiamo parlato un bel po'. Mi ha raccontato dell'Australia. E mi ha parlato tanto di Stefano, che stamattina ormai era già andato a scuola, e del fatto che è un ragazzo molto timido e che ieri sera, quando il padre ha proposto di invitarmi a cena, ha detto di no, non invitatelo che mi vergogno. E poi, dopo che sono andato via, li ha ringraziati tanto e ha ammesso che la sua timidezza lo stava frenando. E questo mi ricorda moltissimo me, quando ero un po' più giovane, che ero veramente tanto timido e introverso. E mi ha fatto strapiacere. Tra l'altro ha chiesto ai suoi genitori di comprare il mio libro, che lo vuole leggere quest'estate. Sono straorgoglioso. Ciao da Villa Santina. Ho fatto una pausetta a Madonna del Ponte, all'ingresso di Villa Santina. Mi pare che fosse ancora in villino, anzi. E ho incontrato un ragazzo che mi è venuto a trovare e mi ha consigliato di fermarmi ai laghetti. E che vicino c'è anche una pizzeria, quindi quasi quasi oggi ci mangiamo una bella pizza. Il tempo è ancora meraviglioso, c'è qualche nuvola passeggera, ma nulla di preoccupante. E sono molto fiducioso. A da un pezzo non ci vado da un pezzo. Bello, bello. Ci sono anche i cavalli. Si riparte. Mi sono fermato a Villa Santina a mangiare una pizza proprio buona, prosciutto e olive, e ho bevuto anche una birretta e sono riuscito a ricaricare il telefono nella pizzeria, cosa che mi permette di fare video con molta più tranquillità, nel senso che anche se spreco un po' di batteria so che è facile ricaricarla. Il tempo regge ancora. Ho incontrato un ragazzo che mi ha fermato per strada e oltre a farmi un sacco di complimenti molto belli, tra l'altro mi ha parlato di cortesia e pacatezza, di pregi, insomma, che lo hanno colpito molto, e mi ha anche detto che di solito in questo orario, in questa zona, c'è un bel venticello, però che verso le 5 quasi ogni giorno piovigina o piove, e quindi magari verso quell'ora controlliamo il cielo e vediamo di trovare un riparo per giusto per il tempo della pioggerella passeggera. Adesso sto andando in direzione di Enemonzo e poi di Ampezzo, e purtroppo l'unica strada possibile che trovo è questa, la strada principale, asfaltata e un po' trafficata. Però c'è un bello spazio sul bordo strada, quindi
quindi non importa. La strada si è fatta un po' più stretta, non c'è più il bordo stradale e vi dirò che i camion non mi fanno paura perché sono molto educati, rallentano, aspettano, superano. Invece quelli che mi fanno più paura sono le moto, che non rallentano e fanno le curve larghe, proprio sfiorano il bordo e me la faccio sotto. Beh, questo cartello è spettacolare, Repubblica Libera della Carne, un pezzo capitale. E niente, alla fine ho fatto tutta una tirata, niente pausa di due terzi, ma perché non c'erano posti dove fermarsi, era tutta strada, asfalto. Mi sono seduto un paio di volte su un muretto, ma non valeva la pena fare una pausa lunga. Quindi arriveremo un attimo prima, monteremo la tenda e ci riposiamo qui ad un pezzo. Qualcuno mi ha consigliato di accamparmi da qualche parte vicino al campo sportivo. Chissà, magari troviamo anche un po' di acqua, una fontana, qualcosa del genere. Ok, ok. Allontanandomi un po' ho trovato questo posto, secondo me se ci addentriamo un po' nel boschetto là troviamo un bel posticino. In realtà non è proprio il top, mi pare di capire che sia una pista per le mountain bike e l'umidità è a palla, però ho qualche speranza, se trovo un bello spiazzetto potrebbe essere carino. Giustamente in mezzo ai noccioli a cui sono allergico. Beh, dai, non male, non proprio male. Siamo leggermente riparati se dovesse venire un po' di pioggerellina. E tac. Senti che pace. Spettacolo. Ho le spalle rigide. Comunque alla fine non è venuta la pioggia tra le 5 e le 6, quindi non è una regola così universale anche in questa vallata. Oh, questa è una zecca che cerca di mangiarmi. Mi sa che la buttiamo via, no? Dov'è? Ah, ecco. Brutto schifo di bestia. Buon appetito! Ho lavato le mani. Sono le 8:30 e adesso dedicherò le prossime, penso, 2 ore circa a fare un po' di editing dei video e dopodiché andrò a nanna.